Se usi Lightroom ci sono 5 cose che devi assolutamente sapere quando editi le tue foto. La prima cosa per chi scatta paesaggi come me, che sicuramente vi sarà capitata, è di dover allineare l'orizzonte nelle nostre fotografie. Generalmente si va a ruotare l'intero riquadro con lo strumento ritaglia, però si rischia di non essere sempre precisi e bisogna sempre stare molto attenti a quanto incliniamo la nostra fotografia. Con lo strumento angolo tutto diventa molto più semplice, perché possiamo andare a tracciare una linea che segue l'orizzonte e il software automaticamente renderà la nostra immagine orizzontale seguendo quella linea. Questo è uno strumento molto utile che ci permette di risparmiare tempo e di essere molto più precisi rispetto a regolarlo manualmente. La seconda cosa riguarda la nitidezza. Se vogliamo enfatizzare alcuni punti della nostra foto non andando ad intaccare però altre parti, possiamo utilizzare lo strumento maschera. Giunto al campo nitidezza, aumentando il fattore si aumenta anche la nitidezza della nostra immagine, al momento però aumenta in tutte le sue parti. In alcuni casi le parti sfocate, le parti che hanno meno enfasi della nostra foto, non devono essere per forza caricate di nitidezza. In questo caso si va a utilizzare la maschera. Però aumentando il livello della maschera non sempre riusciamo a percepire su quali parti della nostra immagine lavora. Così, premendo il tasto Alt, Option per Mac, si può andare a capire dove sta lavorando la maschera. Più si aumenta il suo grado, più si va a ridurre la porzione di immagine interessata. Questo è un modo ottimo per selezionare soltanto le parti che ci interessa, su cui vogliamo lavorare. La terza cosa che dobbiamo sapere di Lightroom è il tasto J. Premendo il tasto J sulla nostra tastiera andiamo ad attivare il mostra luci ed ombre. Questo significa che quando cambiamo la nostra esposizione, schiarendo l'immagine, si colora di rosso le parti dove perdo dettagli perché diventano troppo luminose, mentre se vado a scurire la mia immagine si colora di blu. Questo è uno strumento relativamente utile quando si parla di immagini per Instagram o per web, ma diventa molto importante se decido di stampare le mie immagini, perché mi permette di non avere zone bruciate o zone completamente nere senza perdere alcun dettaglio. Se non sei contento della composizione della tua foto, lo strumento 4 ti sarà molto utile. Generalmente con lo strumento ritaglia andiamo a ruotare o a croppare la nostra immagine per dargli una composizione più interessante. Premendo il tasto O posso accedere a degli aiuti visivi che mi permettono di migliorare e lavorare sulla mia composizione. Generalmente ci limitiamo a croppare la nostra immagine, ma se premo il tasto O le mie griglie cambiano e mi permettono di sfruttare le linee per comporre l'immagine nel migliore dei modi. Premendo il tasto O mentre tengo premuto il tasto Shift posso andare a ruotare i vari aiuti visivi e trovare quello che posso sfruttare al meglio per lavorare sulla mia composizione. Lavorando frequentemente con questo tipo di strumento, oltre a sistemare foto già scattate, ci può migliorare l'occhio per le nostre uscite future, avendo un'idea più chiara delle composizioni che andremo a realizzare. L'ultimo strumento di cui vi parlo è la maschera intervallo, uno strumento utilizzabile con tutti i tipi di filtro di Lightroom, filtro graduato, filtro circolare e anche con il pennello. Questo strumento mi permette di migliorare la maschera di selezione su cui vado a lavorare. Selezionando lo strumento pennello, creo la mia maschera e in questo momento, se vado a regolare i suoi parametri, agisce sull'intera parte in cui il pennello è passato e otteniamo un effetto che è del tutto innaturale. Con la maschera intervallo, in basso che ora è disattiva, vado ad attivarla, posso scegliere tra colore e luminanza, in questo caso scelgo colore e attraverso questa selezione del colore, andando ad evidenziare il giallo, a questo punto già vedo che la mia selezione è cambiata solamente guardando l'immagine. Se poi vado con la mano sopra il punto del pennello posso vedere che la selezione riguarda solamente il giallo della giacca, e andando
a cambiare i parametri della regolazione aumentando l'esposizione o aumentando la saturazione, lo strumento va ad agire solo sul colore che ho selezionato. In questo caso ho utilizzato lo strumento facendolo agire sul parametro di colore. Allo stesso modo, con le stesse modalità, si può far agire sulla luminanza andando a scegliere le zone più chiare o più scure, creando una nuova maschera per il nostro filtro. Stiamo preparando una serie di video su Lightroom per farvi scoprire in maniera dettagliata tutte le potenzialità di questo software. Per rimanere aggiornati sui nostri video, iscrivetevi al canale e attivate le notifiche. Ci vediamo nel prossimo video.